Ok ragazzi, nuovo video e oggi è la seconda parte di quella che sarà la mia off season e vi parlerò di come gestirò l'allenamento. Anche in questo caso, dovuta premessa, tutto quello che faccio e che farò non è in alcun modo fare un passo indietro nei confronti del bodybuilding e dei risultati, ma è fare un bel passo avanti. Perché ho realizzato e sto realizzando quanto il discorso che ho fatto nel video precedente. Se non avete fatto, guardate prima quel video, di immergersi nel bodybuilding e di non guardare tutto il resto, impedisca di raggiungere certi risultati. Allora, lo scenario è questo: ci si immerge nel bodybuilding, ci si immerge a fondo, si guarda ogni finezza possibile, ogni tecnica, ogni metodo, si fanno consulenze di qua e di là, e a un certo punto fai click, grazie alle bastonate di Gabriele e grazie a Giorgia, guardi, ti guardi intorno e vedi il mondo che c'è. Un mondo che è caratterizzato da tante discipline diverse, tanti skill, tanti approcci al fitness, alla cura del corpo, al culturismo. Questa parola è bellissima, culturismo, la cultura fisica. Tante cose che non è che devono essere seguite e applicate al 100%, ma da cui possiamo prendere e possiamo andare ad inserire. A me uno dei click che è venuto in questo senso è stato, ci sarà, non so se vi ricordate, ci sarà rotto il clutch cable, il cavo della frizione della macchina, quindi siamo stati senza macchina per una settimanella e ci siamo andati ad allenare in una palestra qua vicino, che è una palestra di strongman. E io ho parlato con questi strongman e mi sono reso conto che sti ragazzi, che pesavano 160-170 kg, erano molto più fit, nel senso proprio di condizionati a livello fitness, cardiovascolare, eccetera, di me, che ne pesavo 95. Erano molto più alti, ovviamente, quindi peso-altezza, dai. Erano molto più grassi ed erano più condizionati, perché lo strongman richiede molte abilità anche di condizionamento cardiovascolare. Allora mi sono detto, io a 95 kg comunque faccio fatica a fare passeggiate lunghe, anche perché mi strusciano le gambe, gli adduttori. Però comunque mi viene il fiatone a fare un certo forma di cardio, eccetera, e questi diamine a 160 e 170 sono così condizionati. C'è qualcosa che io sto sbagliando. C'è qualcosa che sto sbagliando e che, continuando a farmi accentrare nel bodybuilding e concentrare nel bodybuilding, mi impedisce di raggiungere il massimo potenziale che il mio corpo può darmi. Perché poi quando vado a fare degli stacchi pesanti sulle lunghe ripetizioni, un hack squat pesante, o cerco di lavorare in un certo modo, io sento che anche l'adattamento cardiovascolare è un fattore limitante il recupero, e quando devo recuperare da una sessione gambe per farne poi un'altra, questo livello di fitness così scarso in generale e così specifico per il bodybuilding paradossalmente rallenta il recupero che ho, perché questi recuperano molto bene facendo delle skill e allenando i distretti quasi sempre, e si allenano tanto. Apriamo, vediamo che cosa c'è intorno, che cosa posso inserire, che cosa posso fare. E da qua ho pian piano approfondito e sto approfondendo, quindi anche questo video vi terrò aggiornati il mio log su Rhino Nation, quindi dateci un occhio, adesso lo rilanciamo su una nuova piattaforma e potrete vedere tutto quello che faccio. E quello che ho identificato sono due punti. Il primo, la componente di cardio HIIT come allenamento cardiovascolare, quindi allenare il cuore, concentrarsi sul cuore, ok? Deve essere presente in maniera importante durante l'arco della settimana. Non deve essere eccessivo, perché non voglio creare troppo stress ossidativo e non voglio affaticare troppo determinati muscoli, ma deve essere ben presente, il cuore deve essere allenato. L'allenamento cardiovascolare è inteso come LISS, ok? Low, steady state, ok? Low intensity, e quella è una componente che ci deve essere, non troppo, ma ci deve essere. E la seconda componente è quella di avere, qua Boderick ha detto una cosa bellissima nel suo seminario, in cui ha detto l'allenamento non è solo quello che fai in sala, ma è anche quello che fai fuori, quando fai stretching, quando fai yoga, quando vai dal fisioterapista. Quello è l'allenamento, tutte queste cose. Allora, le mie giornate di recupero non devono essere, ok, devo recuperare quanto più possibile, devo stare fermo, devo cercare di mantenere i passi, al massimo cammino, eccetera, eccetera. Quello che ho realizzato
è il concetto di recupero attivo, che viene utilizzato molto nello strongman, per esempio. E di base sono allenamenti funzionali HIIT. Quindi vado in palestra, faccio una routine di mobility, faccio un riscaldamento generale e inserisco questi circuiti in cui non stresso i muscoli in maniera esagerata, quindi non faccio sempre lo stesso movimento intervallato eccetera sul tappeto, sulla bike, ma faccio dei circuiti che sono funzionali per ad esempio il lavoro del core, per chi soffre di lombalgia, molto utile, sono funzionali per l'allenamento della presa, ma sono funzionali soprattutto a far schizzare il battito cardiaco e tenerlo alto. Ok, il sangue gira, i muscoli recuperano di più, c'è uno smaltimento che avviene del lattato, delle scorie, e c'è una proliferazione mitocondriale, una capacità recettoriale dei nutrienti, di utilizzo dei nutrienti, pazzesca. Quindi la giornata di recupero è un recupero attivo in cui il corpo si ossida, viene irrorato, tutti i muscoli recuperano e vengono inondati di nutrienti, senza di nuovo andare a sovraccaricare un singolo distretto muscolare. E il cuore, di nuovo, protagonista, viene irrorato, è sempre più condizionato. E un cuore che è sempre più condizionato è un cuore che, quando io sto in sala, mi fa lavorare meglio, e quando io sto fuori sala, mi fa recuperare meglio. E il recupero è massimizzato, e questo rapporto stimolo-recupero viene massimizzato, più ipertrofia, il risultato finale. Quindi ho detto il cardio LIS, scusate sono un po' caotico, sto facendo uno stream of consciousness, sono video che essendo tutte cose che devo sperimentare non riesco a farvi la scaletta. Allora questo altro, quindi cardio LIS presente, cardio HIIT come giornata di recupero attivo, mobility divisa in mobility di warm up e mobility di cool down, che sono due tipi di mobility diverse. Sto postando qualcosa su Instagram nelle storie, prima di ogni sessione di allenamento in sala. Quindi mobility all'inizio, sessione di allenamento, mobility cool down dopo. Differenza di questi protocolli di mobility, oltre alle skill, oltre a quello che dobbiamo fare, perché da una parte dobbiamo svegliare i muscoli, dall'altra dobbiamo farli tornare al riposo, quindi un muscolo contratto dobbiamo farlo tornare a essere elongato, a riposare, a recuperare, è la respirazione. Come respirate? All'inizio per attivare il sistema nervoso autonomo e alla fine per calmarlo e farlo shiftare in parasimpatico mentre fate queste skill. Lo stretching, che deve essere presente intra, quindi come stretch forzato, deve essere presente nelle giornate di recupero attivo. E l'ultimo tassello è il fisioterapista. C'è un fisioterapista che ho trovato molto bravo, è andato a vedere che c'ho una piccola calcificazione microscopica qua alla spalla, che è quella che è stata operata, e quindi la stiamo intervenendo con un shockwave, ultrasound e laser su tutte e due le spalle, per la mia lassità congenita, quindi per far sfiammare il più possibile, e un piccolo stiramento sul femorale sinistro che sentivo, in cui stiamo intervenendo nello stesso momento. Quindi sedute periodiche dal fisioterapista, che controlla che è tutto a posto, che ti aggiusta, poi non devono essere tutte le settimane, ma in base a quello che dice si riprende appuntamento. Se è tutto a posto, riprendi appuntamento dopo un mese, se senti qualcosa vai subito. Adesso che ha visto queste cose abbiamo tre sedute, quindi tra altre tre settimane di fila, e poi faremo recuperare per bene il corpo. Quindi questo è il discorso. Per quanto riguarda l'impostazione della routine, è un altro discorso. Ovviamente allenamento, in questo momento l'allenamento è sempre allenamento super intenso, stile Rhino, che piace a voi, che professo, eccetera, quindi la componente ipertrofica è quella, ma viene amplificata tutti questi discorsi, quindi mi sto allenando in questo momento 5 volte a settimana, la split è petto-spalle, dorso-braccia, quindi piccolo richiamo braccia, gambe, riposo, braccia, forse inserirò le spalle in questa sessione, e gambe di nuovo, quindi è la split che ho utilizzato in off-season, per focalizzarmi bene sulle gambe, perché è un distretto che mi piace allenare e che voglio far crescere molto, e sulle braccia, che è un distretto effettivamente indietro. Quindi questa è l'impostazione. L'allenamento, l'impostazione è sempre quella, e potete andare sul mio log per leggere tutti gli allenamenti, e c'avete qua un canale YouTube immenso in cui spiego tutti i principi di allenamento e quelli sono. Ora, routine. La routine si basa sulla gestione e la secondare il mio sistema circadiano, quindi da una parte il sistema nervoso autonomo e dall'altra la cortisolemia e la gestione insulinica, quindi. E questo mi permetterà di massimizzare la uptake di nutrienti e logicamente la performance in palestra. Ora io normalmente, io Ludovico,
ho un picco in orto simpatico, un picco di cortisolo al mattino quando mi sveglio, che è verso le 5 del mattino d'estate, verso le 6, 6 e mezza d'inverno, ed è il momento in cui sfrutterò cardio, che farò 3 volte a settimana quando alleno l'upper. Non farò cardio quando alleno il lower o quando faccio le sessioni di recupero attivo, ok? Il cardio sono 5 km di corsa, cercando di tenere il battito 330-140 bpm. Questo in questa fase di startup iniziale, ok? Quindi 5 km di corsa, esco, inizio a scaldarmi, corsettina, rompo il fiato, i battiti cerco di tenerli sempre là. Gli altri giorni mi sveglio sempre a quell'ora e faccio una camminata, una passeggiata, sempre un po' meno di 5 km, 3 km per esempio, e mi sveglio per bene, prendo il freddo e tutto quanto. Da là faccio colazione, primo pasto, e normalmente nella prima mattinata io ho uno shift in parasimpatico, quindi inizio a calmarmi, quindi faccio attività lavorative che non mi richiedono entusiasmo, quindi di base entusiasmo, mi richiedono di stare attivo come sto in questo momento con voi, più o meno, perché abbiamo fatto un po' tardi, quindi inizio già un po' a addormentarmi. Quindi quello che faccio è sostanzialmente lavoro ai report, rispondo alle mail, tutte cose in cui devo stare tranquillo, rilassato, con una tazza di orzo caldo, eccetera. Da là io verso le 10, 10 e mezza mi attivo, quindi alle 10 usciamo di casa, andiamo in palestra, e Giorgia più o meno ha dei ritmi analoghi miei, per fortuna, e quindi ho l'allenamento che combacia con un mio secondo picco in orto simpatico. Quindi logicamente potete forzare il vostro sistema nervoso autonomo e la vostra circadianità in funzione di quando vi dovete allenare per motivi organizzativi, però se avete la libertà conviene allenarvi quando il vostro sistema già di per sé va, quindi seguite quello che il vostro corpo fa. Quindi là, bella botta, 10 e mezza, diciamo usciamo alle 10 di casa, torniamo a casa a luna, quindi ci siamo allenati, abbiamo fatto mobility, blablabla, torniamo a casa. E questo anche nelle sessioni quando faccio HIIT, magari ci metto un po' meno tempo, nelle sessioni di recupero attivo torno un po' prima, magari ci metto un po' più di tempo a fare cool down dopo, magari faccio, insomma, mi rilasso e tutto il resto. Pranzo. Dormo, quindi power nap di un'oretta più o meno, normalmente quando alzo le calorie dormo anche un filo di più, dipende, e poi da là mi sveglio che sono di nuovo, il mio sistema nervoso autonomo torna pian piano in orto simpatico, e normalmente registro video che sono un po' più attivo o faccio altre attività, altre cose in cui posso essere attivo, normalmente le consulenze con i ragazzi in cui sto su Skype, quindi posso essere bello presente, bello concentrato, e poi da là ceniamo verso le 6:30. Questa è sostanzialmente la routine che per ora tengo. Per quanto riguarda l'allenamento HIIT, l'ho postato sul log. Per ora c'è 10 minuti di polpacci iniziali, 10 minuti sul tappeto per portare i battiti a 130 bpm. L'HIIT in questo momento è un quarto d'ora, lo spingerò a 20 minuti e poi da là vedrò fino a quanto spingerlo. E poi un cooldown sul tappeto, addome, mobility. Ok, i battiti sul cooldown a tappeto stanno sempre sui 130-140, durante l'HIIT punto ad avere picchi sui 170 e la media sui 150, quindi cerco di non farlo abbassare troppo. Questo più o meno come impostazione, ovviamente sono cose che sto sperimentando e vedrò. Le sessioni HIIT sono due, come detto, il giorno dopo, i due giorni dopo gambe, e sono il primo giorno un HIIT generale che ho postato proprio oggi su Instagram con assault bike, butter rope, kettlebell swing, eccetera. La seconda sessione sono movimenti invece derivanti dal strongman, soprattutto di trasporto, quindi la slitta, il traino della slitta, la yoke bar e i farmer's walk e il log clean, e se riesco log clean press, insomma sperimenterò un po' di cose anche là. Ovviamente la palestra è super attrezzata, questo è, e se serve andrò nella palestra di strongman che ha ancora più attrezzi specifici e più spazio specifico, quindi questo è, ragazzi. Non dite sei fortunato perché questa palestra, perché ragazzi io mi sono trasferito in un altro paese per potermi allenare in queste palestre, quindi se volete essere fortunati anche voi fate altrettanto. Niente, questo è più o meno tutto per quanto riguarda l'impostazione, ovviamente ogni cosa la aggiornerò su Rhino Nation, quindi qualsiasi cosa dateci un occhio. Credo sia tutto, sì. Scrivetemi qua sotto le vostre considerazioni, le vostre riflessioni, domande, sarò ben lieto di rispondere. E ragazzi, niente, io vedrò di spingere il più possibile. Come vedete c'è un bilanciamento. È atleta come secondo me deve essere. Mangia in maniera sana, non farti troppe fisime, ascolta il corpo e allenati veramente tanto e cura veramente il tuo corpo. Allena il corpo in toto. Sii fit
e questo poi quando vai il grosso della mia settimana è l'allenamento ipertrofico puro, il resto è tutto accessorio, però accessorio e sinergico, quindi il risultato ipertrofico qua viene massimizzato, c'è un drop di stress dell'alimentazione, il mio focus è allenarmi, poi per il resto mi siedo a tavola e mangio e sento quello che mi dice il mio corpo, ma allenarmi, essere una macchina, e là il risultato viene massimizzato. E vi terrò aggiornati, questo è. Ragazzi, qualsiasi domanda qua sotto sarò ben lieto di rispondere e noi ci vediamo al prossimo video.